Fly Radio. Fly Radio. La mezza, 12.30, benvenuti, questa è Radio Dream on Fly, lunedì 22 marzo, Erika Cappelluti con voi, ma non sono da sola, oggi parliamo di televisione e di intrattenimento e lo facciamo con un conduttore e cantante, lui è Wilmer Modà, benvenuto! Buongiorno Erika e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un buon inizio settimana. In collegamento telefonico, buon inizio di settimana anche a te. Oggi siamo, anzi in questo periodo, insomma, stiamo lavorando tanto in diretta telefonica, quindi mi spiace non poterti avere qui con la tua chitarra perché tu suoni. Mannaggia, però, non dirlo a me. Però la prossima la mia volta compagna d'avventura. Ci vieni sì. A trovare con la chitarra, assolutamente, Assolutamente, guarda, secondo me l'occasione di cantarne una canzone, secondo me l'occasione va sempre bene, cioè nel senso è un po' come il caffè, no? Qualsiasi ora del giorno una canzone ben accetta. E tira sul morale, ne abbiamo davvero tanto bisogno, ed è quello che tu fai alla fine nel tuo programma Melodia Italiana su Prima Antenna, giusto? Esattamente, sì, tutti i giorni dalle 18 alle 19, puntualissimi, ho la fortuna e il piacere di entrare nelle case dei telespettatori con appunto Melodia Italiana, che è un format in cui in questa oretta si balla e si canta. Si balla con i video delle migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo che gli amici a casa ci suggeriscono puntata dopo puntata, e poi sono intercalati da canzoni in diretta con la chitarra, canzoni che sono gli intramontati. Quelli che abbiamo suonato un po' in riva al mare con la chitarra, con gli amici, da Baglioni a Renato Zero, a Morandi, a Battisti, a Massimo Ranieri e chi più ne ha più ne metta, diciamo, la nostra melodia italiana. E tu le sai tutte praticamente? Sì, diciamo che ho anche l'incoscienza di fare quelle che non conosco. Quando è che hai iniziato a suonare la chitarra? Ma ho iniziato ai tempi delle medie, prima o seconda media, quindi forse 12-13 anni, ho iniziato così per cantare con gli amici, così in cortina, alla buona, e non ho mai studiato musica, nel senso che mi accompagno con gli accordi, il pentagramma per me sono delle macchioline nere tra le righe, ed è una cosa bellissima quella che poi viene fuori da quelle macchioline nere nel pentagramma e da lì in avanti ho sempre poi cantato un po' con la chitarra, poi mi ricordo facendo un salto indietro quando era uscito il Canta Tu ai tempi di Fiorello col karaoke. Quello ce l'avevo anch'io, quello ce l'avevo anch'io. A squarciagola. Però diciamo che la chitarra è stata quel mezzo per iniziare a cantare. E oggi mi ritrovo a fare in televisione quello che facevo in cortile quando avevo 13 anni. Che bello! Senti, ma come si fa a interagire in questo programma che ricordiamo si chiama Melodia Italiana? Esatto, è molto semplice, c'è un numero in sovraimpressione in televisione che ci tiene compagnia per tutta la durata delle puntate, un numero che sicuramente i tanti amici a casa lo sapranno a memoria meglio di me, io ogni tanto per sicurezza lo guardo, dovrebbe essere il 329-4268-398. Giusto, giusto, giusto. Ce l'avevi sotto mano. Sì, e quindi loro possono mandarti anche dei WhatsApp audio. Sì, c'è la possibilità, come si preferisce, o gli sms classici, ma oggi il sistema più utilizzato è proprio il WhatsApp, dove dà la possibilità anche di mandare dei messaggi vocali, ed è la cosa bella che senti anche la voce degli amici che con noi cantano, gli sentiamo anche le corde vocali e quelle consonanti che sono in nostra compagnia. Senti, ma invece i canali, te li ricordi? Il numero abbiamo appurato che lo sai, e invece i canali dove poter mettere il nostro televisore? I canali la indovino con una. Vai. Allora, il 14 in Piemonte, il 298 in Lombardia e in Emilia Romagna, il 92 in Liguria e il 216 in Valle d'Aosta. Arriviamo anche in tutta la Costa Azzurra, da quello che ho saputo e dalle telefonate che ci raggiungono. Che bello, senti, hai citato anche l'Emilia Romagna. Io proprio dell'Emilia Romagna vorrei parlare. Volevo chiederti, visto che è scomparso qualche giorno fa un grande della musica che l'ha portata davvero in giro in tutto il mondo, Raul Casadei, si è spenta proprio la voce della Romagna. Hai ricevuto e ricevi nel tuo programma richieste musicali sulla musica di Raul Casadei?
Assolutamente sì, guarda, devo dirti che nell'arco della stagione spesso e volentieri il pubblico a casa ha sempre richiesto le canzoni di Casadei. Poi settimana scorsa in particolar modo, perché purtroppo quando accadono questi fatti ti viene proprio forse più la voglia di ricordare le persone, e la settimana scorsa devo ammettere che ogni puntata arrivavano richieste di Romagna Mia, di Ciao Mare, di Romagna Capitali, grandi successi di Raul Casadei, e secondo me in questi momenti qua la cosa brutta è che dispiace per la famiglia, perché ai familiari manca la persona. A noi gli artisti abbiamo la fortuna di continuare a poterli ascoltare come quando vogliamo, quindi viviamo un pochettino dal punto di vista di fan in una visione un po' da una realtà staccata, lasciami dire, questo è un po' il mio pensiero. Dispiace perché è stato veramente un grande, che ha lasciato un segno indelebile, ha portato il nostro genere liscio in tutto il mondo, ha fatto cose che secondo me non saranno più da eguagliare, ha fatto il Festival Bar, un'orchestra che va a Festival Bar, è stato un qualcosa di sensazionale, è stato sicuramente un artista che entrerà nei libri di storia della musica, secondo me. È vero, poi portava davvero tanta allegria, un po' è anche il tema del tuo programma, portare allegria nelle case, giusto? Con melodia italiana. Assolutamente, assolutamente. Il tempo di una canzone, di una risata, secondo me vanno a braccetto, di comune accordo. E allora, mi raccomando, seguitelo tutti i giorni, tranne il martedì dalle 18 alle 19 con Melodia Italiana, Wilmer Modà. Volevi aggiungere in chiusura qualcosa? Sì, un saluto a tutti, grazie di questo spazio, ma l'invito, consiglio di sintonizzarvi con Prima Antenna tutto il giorno, un palinsesto forbito di intrattenimento musicale H25 ore al giorno, non soltanto 24, con anche altri tantissimi programmi di carattere di informazione che ci toccano un po' più da vicino. Sport. Di sport, di itineranti che fanno scoprire e mantengono vive le bellezze del nostro paese, quindi veramente un programma, la televisione della famiglia è chiamata, ed è vero, perché si può veramente stare insieme da quando ci si sveglia la mattina fino a quando si va a dormire, fino a tardissima notte inoltrata. Grazie Wilmer, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio grande a tutti e ci sentiamo presto. Assolutamente. Possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Radio Dream Online.